la differenza tra l'esperienza che stai vivendo adesso nel 2024 e quella che hai vissuto nel 2017. Diciamo, sono passati 7 anni, nel 2017 hai vinto il titolo, adesso sei tornata qualche anno dopo, stesso posto, con magari una maturità diversa. No, assolutamente, come hai detto tu, sono stati due periodi molto diversi, nel senso che quando io sono arrivata qua nel 2017 era già metà stagione, io arrivavo direttamente dagli europei che avevamo disputato quell'anno, quell'estate lì, e mi è arrivata quella chiamata anche molto, molto inaspettata, e mi sono ritrovata in una squadra che comunque era già una vera e propria dinastia, nel senso che avevano già vinto 3 titoli, ho giocato con delle vere e proprie leggende, quindi diciamo che quell'anno lì erano già molto indirizzati nel vincere il titolo, insomma l'obiettivo era già quello. Poi io, ripeto, sono arrivata ad agosto, la stagione è finita poi a ottobre, quindi ho provato in ogni modo a inserirmi in quella che comunque era già una squadra molto vincente. E per quanto riguarda invece l'esperienza di quest'anno, sicuramente sono cambiata io, come hai detto tu, sono passati sette anni, poi ho fatto anche il 2018 che sono riuscita a guadagnarmi un po' più di minuti, però comunque era sempre una situazione molto diversa. E invece adesso mi ritengo comunque una giocatrice... Insomma, sono cresciuta sotto tanti punti di vista e credo che la differenza sia quella, anche sotto il punto di vista di maturità, di sapere bene un po' quello che è il mio posto, no? E quindi quello che sto provando a fare quest'anno è quello di riuscire a guadagnarmi più minuti e essere un po' più di impatto, perché devo dire che in quegli anni precedenti ero stata un po' più ai margini, cercando ovviamente di imparare il più possibile da grandissime giocatrici, e invece quest'anno vorrei... riuscire ad essere, ecco, un po' più importante anche a livello proprio concreto della squadra. Quindi le maggiori differenze ti direi che sono queste.